Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato un decreto che servirà a normalizzare un po' la vita delle nostre scuole. Come? Mettendo in cattedra dal 1 settembre del prossimo anno almeno 24.000 precari. Serve un concorso straordinario, serve far sì che quelli che oggi sono supplenti, cioè che arrivano nelle classi e poi ogni anno cambiano classe, cambiano scuola, incidendo sulla continuità didattica, cioè incidendo sulla vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi e quindi sulla qualità del sistema educativo, ecco, faremo sì che queste persone abbiano invece un ruolo stabile, che vengano appunto stabilizzate. Naturalmente perché questo va incontro alle loro esigenze, ma soprattutto per far sì che migliori il sistema scuola in Italia. È una sanatoria? Se ne è parlato tanto. No, non si tratta di una sanatoria. Si tratta di un intervento che è assolutamente necessario per tamponare una situazione che è diventata emergenziale. Contestualmente partirà il concorso ordinario, che servirà a mettere in cattedra altri 25.000 insegnanti nel minor tempo possibile, di nuovo anche qui per ridurre il più possibile le supplenze. Purtroppo il governo che ci ha preceduto ha raggiunto il record di supplenti, cioè il record negativo della continuità didattica. Noi abbiamo praticamente tutte le classi italiane che hanno almeno un supplente quest'anno. Abbiamo in giro per l'Italia tantissime carenze sul sostegno. Ecco, noi vogliamo con questo decreto fare un piccolo primo passo per rimediare alle assurdità che ci sono nel mondo della scuola, sempre e soltanto nell'interesse dei bambini e dei ragazzi e nell'interesse della qualità del sistema educativo italiano. Si comincia da qui, sappiamo che la strada è molto lunga, ma chi ben comincia, come si dice, è a metà dell'opera.